Ok, allora, se possiamo iniziare. Oggi parleremo di MIDI. MIDI è un acronimo che sta per Musical Instrument Digital Interface ed è un protocollo che è nato negli anni Ottanta per agevolare le comunicazioni tra strumenti diversi tra di loro e strumenti e macchine. Ed è un protocollo che viene utilizzato tuttora. Anche largamente, specialmente tra chi si occupa di simulazioni ad esempio, quello è un po' il mio campo, simulazioni di gruppi strumentali abbastanza ampi, ma anche insomma, di bande, di gruppi di band e gruppi più ristretti. È un protocollo che viene utilizzato sia per trasmettere sia per interpretare dati. Quindi adesso andiamo a vedere che cosa significano queste due cose. Come faccio a generare dei dati MIDI e qual è il loro percorso? Allora, generalmente per generare dei dati MIDI ho bisogno di un controller MIDI o di qualcosa che funga da controller MIDI. Vedremo più tardi che uno stesso controller MIDI potrebbe essere, ad esempio, una tastiera del computer, non una tastiera come quella che vedete in foto. Quello che vedete in foto è un controller MIDI che offre parecchie possibilità di controllo del MIDI. Infatti ci sono due cosiddette rotelle che poi andremo a vedere, ci sono vari fader e naturalmente la tastiera. Questa è un controller MIDI da 88 tasti e solitamente i controller MIDI sul loro retro hanno due uscite di questo tipo con 5 pin, un MIDI out e un MIDI in. Questa è una caratteristica particolare perché il MIDI è solitamente unidirezionale, quindi abbiamo un flusso di dati che va da una sorgente a una destinazione. Alcuni dispositivi MIDI hanno un terzo ingresso che si chiama MIDI Through, scritto THRU, che serve unicamente, che funge da filtro per il flusso MIDI. Quindi quando io ho bisogno che i miei dati MIDI fluiscano attraverso un MIDI Through, quindi un flusso, utilizzerò quella porta. E mentre quando produco semplicemente del MIDI, produrrò dati MIDI dal MIDI out del supporto che sto utilizzando. Quando invece li ricevo, e ho fatto un esempio di una scheda audio qui, anche lì troverò un MIDI in e un MIDI out, ma dato che la scheda audio solitamente è utilizzata per alleggerire il lavoro di una CPU, di un computer, questa accoglierà i dati MIDI nel suo MIDI in e quindi avremo un flusso di dati in questo senso. Naturalmente potremo avere anche un flusso di dati in senso opposto perché potremmo avere una sorgente di dati MIDI che arriva dalla scheda audio e giunge nel controller MIDI. Per come sono progettati i controller MIDI, si tratta semplicemente di dispositivi che funzionano con il tocco, quindi non hanno una loro memoria interna che contiene un banco suoni. Quindi io se co collegassi un controller MIDI direttamente ad una cassa non sentirei alcun suono perché non c'è memorizzato nessun suono sul controller, a differenza magari di tastiere che vengono utilizzate nelle performance live. Che cosa sono i dati digitali MIDI? Allora, a livello proprio elettronico digitale si tratta di messaggi da 10 bit ciascuno, in cui abbiamo un bit di inizio e un bit di termine che mi delimitano l'intestazione in sostanza del messaggio e il 8 bit di contenuto, quindi un byte per ogni messaggio MIDI. Solitamente per comunicare ad un destinatario di flusso MIDI un'informazione circa la pressione di un tasto, vi torno un secondo qui, ad esempio premendo uno qualsiasi di questi tasti della tastiera, inviamo un certo flusso MIDI, inviamo una serie, inviamo, pardon,
questi 3 byte qui. Quindi inviamo un byte di stato che mi indica se la nota è stata accesa o spenta, in particolare se il tasto è stato premuto, la nota sarà stata accesa, come, proprio come un interruttore, immaginatelo. Se il tasto viene invece rilasciato, la nota verrà spenta, tra virgolette. Viene mandata un'informazione poi sull'altezza del tasto che è stato premuto, quindi ad ogni a tutti gli effetti sul numero di tasto. Il numero di tasto che è stato premuto, sapendo che convenzionalmente i tasti vanno da 0 a 127, quindi ce ne sono 128. Le tastiere, i controller MIDI con più tasti di solito si aggirano intorno agli 88 tasti, quindi avremo un paio di ottave di scarto, insomma, dai tasti disponibili che abbiamo. Ma questo non ci deve preoccupare perché è un problema che poi possiamo risolvere o ottavizzando, e poi andremo a vedere, c'è anche una funzionalità di BandLab che permette di ottavizzare il nostro strumento virtuale, quindi spostando i tasti disponibili di un'ottava verso l'alto o verso il basso. E poi l'ultimo byte definisce qual è l'intensità, cioè quella che viene chiamata in dati MIDI velocity. Viene chiamata velocity, l'avevo forse accennato la scorsa volta, perché non è la forza con cui noi premiamo il tasto, quindi la forza che vogliamo imprimere ad uno strumento, ma è la velocità con cui il tasto scorre verso il basso. E che viene appunto registrata, viene codificata, viene normalizzata da 0 a 127, dove 0 è praticamente l'assenza di suono e il 127 è l'intensità massima che può essere sviluppata in MIDI. Abbiamo quindi quello che avete visto, quindi questi 3 byte, sono i 3 byte essenziali per poter generare una nota MIDI. Nei byte di dati possono anche esserci dei flussi di byte più ampi di questi 3 byte che abbiamo visto, perché ci sono molti parametri MIDI interessanti che mi permettono di controllare meglio appunto eventuali strumenti virtuali. Quelli su cui ci concentriamo, che sono quelli essenziali per permettere ad una nota di esistere, sono questi tre. Sono il numero del tasto, quindi quale tasto sto premendo a tutti gli effetti, il dato nota on, nota off e la velocity. E questi 3 parametri vanno ad identificarmi 3 parametri del suono che avevamo affrontato, e cioè il numero del tasto mi definisce l'altezza, la nota not on mi definisce la durata, specialmente se io vado a valutare l'intervallo che intercorre tra un segnale di accensione e un segnale di spegnimento della nota, e poi la velocity che mi va ad identificare l'intensità. Però noi ci ricordiamo che i parametri del suono sono 4. E quindi come si fa a gestire il timbro di un flusso di dati MIDI? Cioè, io so che ho delle note, ma a tutti gli effetti, un flusso di dati MIDI è equivalente ad una partitura sulla quale non sono specificati gli strumenti, cioè ci sono le note, tutte scritte, tutte con la loro intensità, ma non è specificato quale strumento suona quale parte. Ecco, qui vi faccio un esempio di un flusso dati MIDI. E adesso arriveremo a trattare del timbro. Allora, un flusso dati MIDI può passare o direttamente attraverso il computer, nel computer può essere elaborato e poi può essere associato a sorgenti sonore e poi essere diretto ad un emettitore audio, quindi a delle casse, oppure può essere elaborato per creare una traccia audio. Invece, non so se sapete che cos'è un oggetto di questo tipo. Questo
Questo è quello che si dice modulo sonoro esterno, cioè quando parlavo prima del controller MIDI che non dispone di un banco suoni proprio, intendevo proprio questo, cioè se noi abbiamo un controller MIDI da solo collegato a delle casse, non sentiremo mai suonare delle note. Mentre se noi facciamo passare i dati MIDI attraverso questo modulo sonoro esterno, che è lui che contiene tutti i suoni con cui posso interpretare i miei dati MIDI, allora sì che potremmo avere un audio digitale. Potremmo avere un audio digitale che può essere, può passare attraverso il computer per un'elaborazione ulteriore, oppure in caso di una performance live può passare direttamente nell'impianto audio. Qui ho aggiunto un piccolo passaggio che, mancava prima. In questo caso, i dati vengono processati direttamente dal computer, mentre in quest'altro c'è una scheda audio che intercede e quindi i dati passeranno da questa, verrà quindi alleggerita l'attività che viene svolta dal computer per processare tali dati. E una scheda audio è importante capire che può accogliere sia dati MIDI dalle porte MIDI in, MIDI out, sia dati audio dai due jack audio di ingresso. In questo caso sono due, esistono delle schede audio con più porte, con più di due porte per ogni tipo. Adesso vorrei farvi questa domanda. In base a quello che vi ho detto finora e in base a quello che sapete dagli scorsi incontri, possiamo affermare che il MIDI e l'audio sono la stessa cosa? Attivate pure i microfoni. Io dico di no. Suppongo di no. Secondo me. Ok, allora aspettate che tolgo un attimo. Ok. Allora vi faccio adesso questa domanda per rafforzare le vostre convinzioni. Che cosa occupa più spazio in memoria? Un minuto di silenzio registrato oppure un minuto di silenzio MIDI? Direi un minuto di silenzio registrato. Altri pareri? Credo anche io. Sapreste già dirmi perché, più o meno? Beh, credo innanzitutto per il rumore di fondo che non c'è in silenzio MIDI, se non sbaglio, credo. Io direi per la quantità di informazioni contenute in quel minuto, cioè nel tipo di contenuto di informazioni che tiene dentro la traccia. Che nel caso di un minuto di silenzio MIDI è zero, cioè nel senso non credo. Mi sto venendo i dubbi adesso. No. Limito la risposta a questo, cioè la quantità di informazioni contenute dentro quel minuto. Ok, è corretto. Nel momento in cui io vado a registrare uno strumento MIDI, io se voglio registrare del silenzio MIDI, attacco la mia tastiera MIDI alla mia scheda audio o al mio computer, faccio partire la registrazione, non suono niente. Salvo la mia traccia e quella misurerà esattamente 0 byte di memoria. Cioè non c'è nessuna informazione che io passo a quella traccia. Non ho utilizzato dell'audio, non ho prodotto dei dati audio. Mentre a differenza del MIDI, l'audio digitale significa che io ho registrato per un minuto tutto quello che succede. E anche se non succede nulla, sì, c'è un rumore di fondo, ci sono io che respiro, c'è il tastino di registrazione che produce un rumore e viene registrato, quindi ho un minuto di informazioni e quindi peserà un minuto di audio, peserà, non so, qualche kilobyte, qualche megabyte a seconda del formato audio in cui l'abbiamo salvato. E il punto chiave di questo ragionamento è che il MIDI da solo, anche producendo del silenzio, beh, producendo del silenzio chiaramente no, però se esiste il MIDI, ha bisogno di un'interpretazione. Cioè io posso avere appunto uno spartito, una partitura, però
però se non dico quale strumento deve suonare che cosa, non ho alcuna informazione sul timbro della musica, mentre questo è più ovvio nell'audio digitale. Adesso andiamo a vedere in che modo posso produrre dei dati MIDI. Abbiamo accennato già il controller MIDI, quindi disporre di una tastiera di quel tipo, del tipo che abbiamo visto nelle slide precedenti, ma anche di anche molte tastiere non esclusivamente controller MIDI sono in grado di produrre MIDI, perché molte hanno le porte di ingresso e di uscita MIDI, sono in grado di produrre dei dati MIDI. In BandLab vedremo che anche la tastiera del PC usata come controller MIDI è in grado di produrre dati MIDI. Posso anche avere scritto una traccia MIDI con qualche programma, ad esempio di notazione musicale, oppure scaricandola da questo sito che ho trovato pochi giorni fa e che è veramente una miniera d'oro se vi serve magari della musica da analizzare. Chiaramente attenzione alla legalità, perché potrebbero esserci delle questioni di licenza, quindi finché rimane una questione di studio, ma non dovrebbe essere pubblicato niente con quel MIDI esistente. Un altro metodo, l'ultimo, è scrivere a mano nel piano roll col mouse. E non abbiamo ancora visto in che cosa consiste il piano roll, ma tra poco lo vedremo. Come interpreto il MIDI? Abbiamo detto che ci sono quindi delle porte di ingresso per i dati MIDI, e quindi possiamo utilizzare per esempio un modulo sonoro interno o esterno, quindi qualora la nostra tastiera disponesse di un modulo sonoro, i dati uscirebbero già filtrati. Qualora la nostra tastiera fosse un controller MIDI, dovremmo filtrarli attraverso un modulo sonoro. Possiamo utilizzare dei sound font, che sono una sorta di strumento virtuale rudimentale costruito mediante un campione, e basta un campione per costruire il proprio sound font. Se basta un campione significa che noi possiamo registrare una sorgente sonora qualsiasi, determinarne l'altezza se riusciamo, per essere più precisi, e poi possiamo utilizzare quel suono, distribuirlo su tutto il controller MIDI, e quindi distribuirlo sul controller MIDI virtuale, diciamo, quindi su tutti i 128 i possibili tasti che abbiamo, e utilizzare quel suono per interpretare il nostro MIDI. C'è uno strumento gratuito che fa questo, che potete scaricare se volete, e si chiama Polyphone. E nella prossima slide lo vediamo. Un altro modo per interpretare il MIDI, anche in una maniera molto molto accurata, sono gli strumenti virtuali. Allora, questa è una schermata ad esempio di Polyphone. Come vedete qui abbiamo il nostro sample, quindi il nostro campione. Quindi abbiamo una registrazione di un suono reale. Quindi questo è importante, non è un suono virtuale creato dalla macchina, ma è un suono reale. Noi lo registriamo. Questo suono, decidiamo che la sua altezza è il Do centrale, quello che viene numerato come Do 3 in una tastiera MIDI. Benissimo. Allora sappiamo che per tutti i tasti che precedono e succedono quel Do 3 avremo lo stesso suono reale riproposto, non identico, riproposto su tutti i tasti. Cosa vuol dire che non è identico? Significa che a seconda della sua altezza questo suono verrà adattato appunto all'altezza. Quindi più scendiamo nel registro grave, più il suono verrà distorto e allungato, verrà fatto a tutti gli effetti stretching di questo suono, cioè la sua frequenza di emissione verrà dilatata, quindi appunto per suonare più grave, e al contrario nel registro più acuto verrà ristretta e il suono suonerà molto più striminzito e più acuto. E esportato questo setup è possibile utilizzarlo come una sorta di strumento virtuale, come filtro MIDI, quindi tutti i dati che entrano nel vostro sound font possono uscirne come dati audio
che riproducono appunto il suono che noi abbiamo registrato. La creazione dei sound font può essere fatta in una maniera molto più accurata di quello che vi ho raccontato, quindi può essere ad esempio registrato un inizio, un attacco di un suono, può essere registrato il decadimento di un suono, può essere registrato anche un suono per ogni tasto, in modo da rendere appunto il campionamento di un sound font molto più accurato. Questa cosa, questo campionamento, è portato all'estremo quando si parla di strumenti virtuali. Questo è un esempio. Solo un piccolissimo inciso. Quello che ha appena detto Lorenzo è quello di cui parlavamo l'ultima volta quando parlavamo del pitch o di come su BandLab uno può riprodurre a velocità diverse le cose. Questa cosa fa alzare e diminuire l'altezza appunto di un suono. È una cosa complessa dal punto di vista computazionale e infatti BandLab ci mette un po' a farlo e non ha la possibilità di fare questa cosa in tempo reale. Ci vuole un programma come questo che abbiamo appena visto. È anche quello che è alla base di tutte le cose stupide, tipo la canzoncina fatta con il campione del cane che abbaia. Cioè, il cane che abbaia preso, messo in un generatore in qualche modo di sound font, che poi cambia il pitch, streccia questo suono per farlo corrispondere a ogni singola nota. Cioè, esattamente quella cosa lì, fatta bene, viene fuori un sound font. Sì. Allora, ok. Sì, niente. Il campionamento per gli strumenti virtuali è portato all'estremo. Infatti, vedete prima di tutto che... Allora, questa è una libreria di suoni. Una libreria di suoni è un sistema che comprende più strumenti virtuali e gli strumenti virtuali li potete vedere qui in basso a destra. Quindi abbiamo sostanzialmente un'intera orchestra a disposizione, naturalmente in questo caso, e sono possibili molti più controlli. Per esempio, possiamo scegliere tutti i modi d'attacco che vogliamo per la produzione delle nostre note. Possiamo scegliere l'intensità di ogni nota grazie appunto alla modulation wheel. Questa qui a destra si chiama modulation wheel ed è una rotella che una volta posizionata rimane statica su quella posizione. Quindi se posso decidere di assegnare a quella rotella il controllo sull'intensità, quindi sulla velocity di ogni nota MIDI anche istantaneamente, quindi permette di variare dinamicamente nel tempo il parametro di velocity di un dato MIDI. Abbiamo poi la rotella del pitch band, che è una rotella invece che oscilla intorno a questo punto zero e che permette di operare quello di cui parlavamo prima, cioè una sorta di pitch, credo si chiami pitch shift, cioè Sì. una sorta di distorsione temporanea sulla nota sulla nota corrente. Una cosa importante degli strumenti virtuali per l'utilizzo sia live sia playback è la presenza dei key switch, cioè alla lettera tasti interruttore, e questi key switch mi permettono di variare dinamicamente, cioè di essere in sostanza di produrre dei dati MIDI che vanno a variare, ad esempio, i modi d'attacco di ogni nota. Quindi se voglio delle note legate da un certo punto, premerò, ad esempio, in questo caso il Do0, il C0, e da quel punto in poi le note del mio violino saranno legate. Se io invece premessi a un certo punto il C diesis 0, il Do diesis 0, inizierò a produrre degli staccati con il mio violino. Quindi abbiamo un controllo molto più ampio, abbiamo un livello di campionamento molto più accurato, quindi anche le registrazioni di ogni strumento sono di altissima qualità, alla fine della fiera questo è anche il motivo per cui i prezzi di queste librerie di suoni, di questi strumenti virtuali, sono molto elevati.
c'è molto lavoro dietro, le registrazioni sono di altissima qualità, anche gli stessi strumenti lo sono, gli stessi strumenti reali da cui vengono, che vengono campionati, e, insomma, il prezzo è giustificato, insomma. Torniamo un attimo a noi. Come faccio a gestire il MIDI in BandLab? Abbiamo tre modi per poterlo gestire. Adesso li andremo a vedere tutti e tre nel dettaglio. Però io posso scegliere uno strumento virtuale tra quelli presenti nel banco suoni di BandLab. Posso modificare, posso accedere direttamente al MIDI, quindi alle informazioni MIDI prodotte o importate attraverso la finestra MIDI Editor, e posso servirmi del piano roll per farlo, per andare proprio a toccare con mano i dati MIDI. Allora, per importare una traccia MIDI in BandLab è sufficiente cliccare sull'immagine delle due notine con il più. Quindi facendo così, se abbiamo nel nostro computer salvato una traccia .mid, possiamo importarla e quella verrà interpretata. Faccio subito presente che BandLab ha un limite di 12 tracce, e dato che il MIDI viene registrato su molti canali, ogni canale MIDI viene interpretato come una traccia diversa. Quindi, per esempio, se vi trovate a scrivere un pezzo con un programma di notazione musicale e il pezzo supera i 12 strumenti, significa che avrete più di 12 tracce MIDI. A maggior ragione se avete anche strumenti come pianoforte o arpa che hanno due pentagrammi. Quindi, per esempio, il pianoforte non suonerà su un solo canale MIDI, ma suonerà su due, uno per pentagramma. Questo è un dato di cui tener conto, perché BandLab permette di operare su 12 tracce complessivamente. E quindi, se avete un progetto MIDI con 13 canali MIDI, uno dei canali MIDI verrà lasciato fuori. Ok, passiamo all'instrumento. Una volta che ho importato o scritto la mia traccia MIDI, vedremo nella prossima slide, ipotizziamo di averne importata una, posso andare direttamente ad interpretarla selezionando la mia traccia ed andando a premere sul tasto Instrument. Qui posso decidere quale categoria di strumento a quale categoria di strumento far suonare la mia traccia MIDI e a quale sottocategoria. Nella parte MIDI device, questa parte vi può interessare se avete un controller MIDI esterno al vostro portatile, al vostro computer. Quindi, se avete un controller MIDI, lo potete collegare o direttamente tramite la presa USB, se avete un adattatore, oppure ad una scheda audio che verrà collegata al vostro computer. E qui possiamo scegliere il suono che la nostra traccia MIDI deve avere. Adesso vediamo il MIDI Editor e il piano roll. Il MIDI Editor è il nome di questa finestra e ci permette di modificare i dati MIDI della nostra traccia. Possiamo modificare quindi la velocity per ogni nota, quindi quelle che vedete qui sono le rappresentazioni MIDI delle vostre note. Rappresentazioni più che MIDI piano roll delle vostre note. Potete scegliere se potete scegliere qual è l'intensità di ogni nota, potete scegliere se le note devono essere legate o no. Ha un'interpretazione diversa da quella che abbiamo, da quella che hanno i musicisti di legato, e cioè una nota legata è considerata, cioè una nota MIDI è considerata legata quando il suo termine coincide praticamente con l'inizio della nota successiva. Quindi, se io dovessi legare questa nota grave, il suo termine andrebbe ad iniziare con la successiva nota. Il parametro Humanize invece rende meno automatico l'audio prodotto dai dati MIDI. Sostanzialmente, modificando di qualche frazione di secondo l'attacco. Sappiamo che
la performance musicale di un musicista, per quanto accurata, è comunque naturalmente non precisa al millesimo di secondo, e questa cosa può essere simulata dalla macchina spostando a destra o a sinistra sull'asse temporale ogni nota MIDI. Quello che vedete qui è un meccanismo che ci permette di aumentare o diminuire di semitono, dove troviamo più 1 e meno 1, e di ottava, dove troviamo più 12 e meno 12, l'altezza di ogni nota MIDI. Mentre abbiamo l'operazione di quantizzazione, quindi il quantize, e possiamo scegliere su che suddivisione temporale operare la quantizzazione, quando registriamo del MIDI, quindi quando avviamo la registrazione e ci mettiamo a suonare, a pigiare tasti sul controller MIDI. Che cosa fa la quantizzazione? La quantizzazione semplicemente ci avvicina tutte le note suonate cronologicamente in maniera imperfetta alla griglia temporale che vogliamo, cioè ce le mette praticamente in griglia. Qui non c'è problema di quantizzazione, nel senso che le note sono già quantizzate, perché io avevo prodotto una traccia MIDI con un programma di notazione, quindi non c'era bisogno di sistemare questo attacco. Ma nel caso in cui io registrassi, potrei avere ad esempio questo Do un pochino prima di questo Mi bemolle, e quindi mi serve la quantizzazione per avere tutte le note impilate sul certo istante temporale che voglio. E possiamo scegliere anche delle suddivisioni più larghe, ad esempio sui quarti, sugli ottavi sulle metà, insomma. Dunque, adesso, in base a quello che abbiamo visto finora, disponiamo di tracce audio registrate con gli apparecchi di cui disponiamo a casa, quindi o con il microfono del portatile o con il microfono del cellulare. Disponiamo di tracce MIDI che possiamo o registrare suonando possiamo registrare suonando, intendo ovviamente registrando il MIDI, oppure scaricandole o editandole da un programma di notazione, e disponiamo in BandLab di strumenti virtuali, magari non sofisticati come quelli offerti dalle maggiori case produttrici, ma comunque molto molto dignitosi. Che cosa ci manca? Ci manca migliorare complessivamente il progetto. Che cosa significa migliorare complessivamente il progetto? Noi abbiamo dalle tracce audio, dalle tracce MIDI e dagli strumenti virtuali abbiamo un certo tipo di resa audio. Noi vogliamo portare quella resa audio dal livello attuale ad un livello superiore. Che cosa ci serve? Ci servono gli effetti. Mi sono permesso di inserire il volume tra gli effetti perché va a modificare un parametro importante del mixdown. Poi vedremo che cos'è anche il mixdown. I principali effetti che vedremo sono proprio questi, sono anche effetti abbastanza essenziali che sono usati praticamente sempre nella produzione audio. Partiamo con il volume. Il volume lo trovate nel rack degli strumenti, quindi nella colonna a sinistra della vostra finestra di BandLab. Per ottenere una resa migliore, noi possiamo andare a modificare, una resa complessiva migliore, possiamo andare a modificare singolarmente il volume di ogni traccia, in modo che questa si senta, ma non scavalchi tutte le altre tracce, quindi in modo che tutte le tracce suonino uniformemente, come se fossero appunto una traccia sola. Abbiamo poi tutti gli altri effetti da vedere. Gli effetti, una volta selezionata una traccia, possiamo andare ad inserire degli effetti. Questo si fa banalmente cliccando su questo più, su Add Effect, oppure anche scegliendo un preset. Questo
ve lo consiglio se volete provare, ve lo consiglio se volete una resa piuttosto, volete un riscontro piuttosto immediato dell'effettistica e sentire come suona. Potete scegliere tra vari preset, cioè varie impostazioni predefinite. Se invece volete imparare ad utilizzare i singoli parametri, adesso li andiamo a vedere. Abbiamo una serie di equalizzatori, ho messo qui quelli un pochino più particolari o comunque più comprensivi delle funzioni di un equalizzatore. Un equalizzatore si occupa di andare a modificare qual è il livello di una certa frequenza. Quindi noi abbiamo il nostro spettro, vi avevo fatto vedere un analizzatore di spettro la volta scorsa, quando abbiamo parlato del parametro altezza del suono. Ecco, un equalizzatore mi permette di scegliere una frequenza e anche di modificare quanto questa frequenza deve risaltare o deve nascondersi. Se guardiamo in questo graphic EQ, ad esempio, vediamo sostanzialmente un grafico cartesiano in cui sull'asse delle X abbiamo le frequenze e sull'asse delle Y abbiamo il livello. Quindi possiamo scegliere un certo range di frequenze, ad esempio immagino che queste siano dalla frequenza 100 in poi, queste dalla 200 in poi e così via. E possiamo decidere, ad esempio, di aumentare a dismisura le basse perché vogliamo un sub-bass potente, oppure di azzerarle completamente perché sono delle frequenze inutili per il nostro strumento. Per esempio, un violino non suonerà mai a 100 Hz, quindi possiamo abbassare completamente questo fader. Allo stesso modo possiamo magari scegliere di risaltare gli armonici più alti di uno strumento a fiato, per esempio di un flauto, e allora andremo ad agire sull'ultimo fader. Se vogliamo togliere un effetto nasale, andremo a togliere ad abbassare le frequenze che ci stanno intorno agli 800 Hz in questo caso. Quindi, sostanzialmente, questo è quello che vado a fare. Scelgo un range di frequenza e decido se alzare o abbassare. Un parametro che qui non è presente e che è presente invece in questo multifilter qui è la Q. La Q, allora, ogni fader mi definisce una campana, un grafico a campana che evidenzia un eccitamento o un'attenuazione di frequenze. Questa Q mi definisce qual è l'ampiezza di questa campana. Quindi se io decido di alzare il fader degli 800 Hz, so che non sto alzando soltanto gli 800 Hz, sto alzando anche un pochettino i 400 e un pochettino i 1600. Però principalmente il picco della mia campana sta sugli 800, quindi queste frequenze verranno alzate di molto, le frequenze limitrofe verranno alzate di poco. Se io invece diminuisco l'ampiezza della campana, significa che andrò ad alzare maggiormente le frequenze, vicino le frequenze nei pressi dell'800 e non quelle più distanti. In sostanza quello che vado a fare è rendere la campana un picco lineare invece di una forma tipica campana. Posso scegliere dove applicare questo multifilter scegliendo la frequenza con questa manopola. Quindi se dalla manopola vado sui 3200 kHz, sui 3.2 kHz, significa che lì avrà effetto il mio filtro e che avrò appunto una campana su questi 3200 Hz. Posso anche... parentesi, c'è Mattia che in chat chiedeva se solo con l'equalizzatore si può creare una compressione del suono. La risposta è no, ma nel senso la compressione credo sia dopo, no? Cioè ne parliamo tra un attimo. Sì. E appena parliamo della compressione capisci subito perché no, perché l'equalizzatore è un effetto statico
mentre la compressione è dinamica. E adesso poi vediamo. Sì. Vi ho parlato di campana, quello è un filtro per frequenze. E esistono diversi tipi di frequente, tipi di filtri. Qui nell'immagine avete il low pass, quindi è un filtro che lascia passare tutte le frequenze basse e taglia tutte le alte. Quindi a seconda di dove andiamo a posizionare il filtro con la manopola delle frequenze, lui avrà azione da lì. Lascerà passare le frequenze alte, quindi ci sarà una sorta di campana qui, una sorta di picco su queste, e se l'abbiamo posizionato sulle 400, dalle 400 inizierà ad attenuare e le frequenze alte non si sentiranno più. Il contrario, il suo corrispettivo contrario è il filtro passalto, high pass. Quindi se noi lo andiamo a posizionare per esempio sulle 1600 Hz, questo andrà ad eccitare le frequenze oltre i 1600 Hz e ad attenuare tutte quelle precedenti. Un filtro a campana invece attenua tutte quelle attenua o modifica tutte quelle nei pressi della frequenza che scegliamo. Credo di avere detto più o meno tutto. Nel caso potete comunque sperimentare con i vostri equalizzatori. A grandi linee questo è quello che fanno. Ogni equalizzatore potrebbe offrire dei servizi diversi, insomma. Parliamo adesso di compressione. L'ultima sì. Cosa sugli equalizzatori. Un uso molto molto comune di un equalizzatore potrebbe essere anche togliere il rumore di fondo. Cioè, se riuscite a capire a che frequenza è la gran parte del rumore di fondo di un suono, magari tirandola giù di molto con un Q molto alto, quindi con un picco della campana molto stretto, gli equalizzatori si usano anche per togliere il suono di fondo. Sì, anche adesso che mi ci fai pensare, oltre al suono di fondo, un'equalizzazione di questo tipo può servire anche ad eliminare degli armonici che vanno a sporcare il nostro assieme musicale. Quindi ad esempio, se io noto che ho una nota tenuta e so e conosco, ad esempio di un certo strumento, e conosco la sequenza di armonici di quello strumento e decido che il terzo armonico si sente troppo, allora io posso andare nello spettro ad individuare quella frequenza e ad attenuare solo quella frequenza, in modo che si senta soltanto, che si senta un suono più pulito e che si senta meglio la nota appunto che vogliamo sentire. Questo può comparire per esempio anche nelle percussioni. Io ricordo di avere mixato un rullante che aveva un fischio che seguiva l'impatto della bacchetta. Quel fischio era un armonico prodotto dalla pelle in vibrazione e quindi andava tolto dal mix perché lo sporcava. Perché, come vi avevo detto la volta scorsa, ogni errore audio si propaga poi nel resto della produzione, quindi è meglio togliere subito gli errori quando si presentano. Vediamo i compressori. Allora, i compressori permettono di diminuire la dinamica di una traccia. Allora, facciamo un attimo distinzione tra tre concetti. La dinamica non è quella che noi intendiamo, ad esempio, in musica. La dinamica in musica è l'intensità con cui uno strumento viene suonato e non è questo in questo caso. E non è nemmeno, nonostante il compressore funzioni dinamicamente, non ha un'accezione temporale in questo caso. La dinamica nel funzionamento dei compressori significa qual è istantaneamente la differenza tra i picchi e la differenza in frequenza tra i picchi e le valli dello spettro sonoro di una traccia audio. E quindi quali sono i suoni più ad alta intensità nello spettro e quali sono i suoni più a bassa intensità. Quello che io faccio con un compressore è diminuire la distanza tra i picchi e le valli.
e quindi quello che otterrò sarà una traccia più compatta, che dove le note, dove i suoni che suonano piano suoneranno ad un volume un pochettino più alto, e i suoni che suonano alti come volume verranno abbassati di un po'. Questa cosa è resa possibile grazie ai parametri di un compressore. Abbiamo i parametri attack e release, e questi mi evidenziano qual è l'istante temporale dal rilevamento di un certo suono entro cui devono operare. Quindi se l'attacco è 0, significa che il compressore deve entrare subito in azione. Se l'attacco è 100 millisecondi, il compressore lascerà un po' di spazio al picco del nostro suono ed entrerà in azione dopo 100 millisecondi. Il release mi determina invece il tempo di azione del mio compressore. Quindi, partendo dall'attack, noi abbiamo sostanzialmente azioniamo un timer che dura fino alla durata espressa dal release. Quindi abbiamo compressione finché il release non viene meno. Il release è appunto un intervallo di tempo che noi andiamo a scegliere, e scegliamo appunto quanto un compressore deve continuare a comprimere. Che cos'è threshold? La threshold è la soglia, si misura in decibel, mentre questi generalmente si misurano in millisecondi o comunque in istanti temporali. La threshold mi segna la soglia di livello, quindi si misura in decibel e mi evidenzia gli istanti in cui il compressore deve entrare in azione. Se io imposto la soglia a 0 decibel, significa che ogni volta che la mia traccia audio supera gli 0 decibel, allora andrò ad attivare il mio compressore. Tutte le volte che invece sta sotto gli 0 decibel, il mio compressore non avrà nessuna azione. In che modo il compressore va ad agire sulla traccia audio è definito dalla ratio, cioè dal rapporto. Noi possiamo scegliere un certo tipo di rapporto in cui l'eccesso di decibel di quel momento verrà frazionato. Quindi se abbiamo un rapporto di 4-1, avremo che la soglia non verrà più superata di 1, ma verrà superata di un quarto. E così via. Quindi se la ratio è di 2-1, la soglia verrà dimezzata. Cioè, scusate, l'eccesso oltre la soglia verrà dimezzato. Se la ratio è 8-1, l'eccesso oltre la soglia sarà un ottavo. Vi ho messo anche questo FBK compressor perché andando ad attenuare qual è il livello complessivo di ogni picco, significa che noi andiamo a perdere naturalmente delle informazioni. Noi comprimiamo, noi andiamo a perdere tutta l'intensità che avevamo prima sul picco. Possiamo andare ad alzare complessivamente il livello della traccia con il make-up gain e quindi a recuperare tutti i decibel che avevamo perso. Quindi se vogliamo rimanere più o meno sugli 0 decibel complessivi e sappiamo che operando con un compressore questi 0 decibel non vengono raggiunti, noi possiamo aggiungere o togliere, se sono troppi, se il volume è troppo alto, dei decibel alla nostra traccia. Ed è questa la funzione del make-up gain. Passerei oltre, più o meno tutte le cose essenziali sui compressori sono queste. E naturalmente anche per i compressori, e anche come vedremo per il prossimo plugin, ne esistono diverse versioni e ciascuna offre servizi diversi. Andiamo ora a vedere i riverberi. Il riverbero serve a simulare un ambiente tridimensionale entro cui immaginiamo che il nostro strumento potesse suonare. Infatti, dalla registrazione della nostra traccia
abbiamo di solito un suono che è molto presente, molto vicino, lo sentiamo molto vicino, proprio perché la distanza tra la sorgente sonora e il nostro microfono era molto bassa. Noi possiamo andare a simulare un ambiente tridimensionale che può essere una sala di registrazione, una stanzina, una sala da concerti, grazie ai riverberi. I riverberi hanno sostanzialmente sostanzialmente queste opzioni. Hanno un mix che è una percentuale di influenza che hanno, cioè che è una percentuale di influenza che ha questo effetto sulla traccia audio. Quindi se noi lo vogliamo sentire molto, possiamo scegliere valori vicini al 100%. Se lo vogliamo, se vogliamo giusto aggiungere un po' di colore, possiamo tenere il valore vicino allo 0%. Questa width, che sarebbe l'ampiezza, mi sta ad indicare dove voglio sentire di più il mio suono. Quindi se voglio allontanarlo, immaginate di avere un semicerchio davanti a voi, e voi siete il centro del semicerchio. Allora, con la width vado a spostare il suono della mia traccia sugli estremi destro e sinistro del semicerchio, quindi nelle cuffie o nelle casse sentirò più a destra e sinistra il suono, invece che sentirlo più centrale. Se lo voglio più centrale, devo rimanere vicino allo zero di questa manopola. Room size è più o meno self-explanatory, cioè vi rende evidente, vi simula la dimensione della stanza in cui volete trovarvi. Quindi più lo aumentate, più vi sembrerà di essere all'interno di una sala da concerti, più lo diminuite, più vi sembrerà di avere di fronte la vostra registrazione, il vostro strumento virtuale. E questa manopola dampening mi va a definire l'assorbimento delle frequenze alte, quindi mi definisce una frequenza di partenza e da quella frequenza tutte le frequenze successive verranno attenuate nel riverbero. Quindi questo non funziona come un equalizzatore dove vengono attenuate le frequenze della traccia audio, ma questo mi attenua le frequenze del riverbero. Quindi tutto l'audio che viene generato con questo plugin, grazie a questa manopola, viene attenuato dalle frequenze oltre quella che avete selezionato. Ok. Più o meno gli altri riverberi fanno la stessa cosa. Qui abbiamo soltanto un parametro di intensità, che è l'equivalente di questo mix. Qui abbiamo esattamente la stessa manopola. Possiamo aggiungere del colore che mi modificherà minimamente come sento la mia traccia, e poi size, che mi va a definire la dimensione dell'ambiente tridimensionale simulato. Fate conto che voi in qualsiasi audio registrate avete già del riverbero, che è quello della stanza in cui lo state registrando. Queste sono solo simulazioni di ambienti diversi, però voi di base, cioè, un riverbero ce l'avete già. Poi appunto la cosa più facile è azzerare il riverbero che sia davvero, quindi appunto stare vicinissimo al microfono per averne pochissimo, e metterlo finto, perché il riverbero della stanza normale non è bellissimo. Cioè il riverbero di camera mia, per esempio, è un po' bruttino. Se invece fossimo in uno studio, allora potremmo pensare di già sfruttare il riverbero dell'ambiente vero, perché già è carino. Sì, infatti solitamente nella registrazione delle tracce di batteria vengono posti dei microfoni anche un po' più distanti rispetto agli altri, che stanno praticamente appresso alle varie percussioni. Vengono chiamati, se non sbaglio, microfoni room, e registrano solo registrano la batteria. Scusami? No, registrano, sì, solo il riverbero. Esatto, sostanzialmente solo il riverbero. E servono nel mix per dare corpo alla batteria, insomma.
Ecco, abbiamo visto diversi tipi di plugin e vanno tutti inseriti, se li utilizzate, nel reparto effects. E possono essere in quest'ordine o nell'ordine che volete voi. Generalmente vengono utilizzati questi tre, sono abbastanza essenziali in un mix. Quindi si andrà a pulire o a migliorare l'audio con un equalizzatore, verranno diminuiti picchi e valli della mia traccia con un compressore e verrà simulato un ambiente tridimensionale con un riverbero. Se siete soddisfatti dell'effetto che avete ottenuto, potete anche salvare questo preset. E quindi, se vi capiterà di registrare e trattare con uno strumento simile a quello che avete registrato voi, potrete ripescare il vostro preset senza scegliere tra quelli predefiniti. Bene, ho accennato a questi due concetti qui. Forse non ho parlato di mastering, ma di mixing ho già detto qualcosina. Il mixing è sostanzialmente quello che abbiamo fatto finora, quello che abbiamo visto fino adesso, quindi la modifica di volume o dei parametri dei plugin che ho scelto di ogni singola traccia. E si chiama mixing perché io voglio che l'insieme delle tracce funzioni bene. Quindi vado ad agire sulle singole tracce in modo che ogni strumento si comporti bene con gli altri, che nessuno scavalchi gli altri e che nessuno sparisca. Una volta che ho ottenuto un buon effetto, ma normalmente quello su cui tratto, si chiama mix down. Quindi una volta che io sto agendo sui miei plugin, sto agendo sul mix down. Cioè ogni volta che sto agendo su uno strumento per farlo suonare meglio nell'assieme. Non abbiamo visto invece il concetto di mastering. Il concetto di mastering invece è una sorta di mixing, ma sulla traccia mix down. Quindi una volta che io ho il mio mix down fatto bene, sono soddisfatto di come ogni strumento suona rispetto agli altri, posso andare a operare sul mix stesso, trattandolo come una traccia audio singola. E quindi posso andare anche sul mix down ad aggiungere al mix down, quindi contemporaneamente a tutte le tracce del mix down stesso, i plugin che mi interessano. Questa cosa non è permessa manualmente su BandLab. Cioè su BandLab è possibile ottenere un mastering che però è automatico, cioè non lo fate direttamente voi. Può essere interessante perché a tutti gli effetti è un meccanismo per migliorare ulteriormente il suono che voi avete cercato di migliorare. Però se volete esercitarvi nel mastering, io vi suggerirei di scaricarvi il mix down della vostra traccia e di provare a fare il mix di quel mix, quindi provare a modificare con gli stessi plugin o aggiungendone altri la traccia complessiva. Quindi potete avere una sorta di mastering senza avere il progetto totale, insomma, sotto mano, avendo soltanto la traccia mixdown. E questo vi faccio soltanto vedere questa finestra, che è un mixer del software che utilizzo io. Non è una mia finestra, l'ho presa da internet questa, però è per farvi capire come viene fatto il mix solitamente anche a livello professionale. A livello professionale abbiamo una traccia per ogni strumento. Qui non vedete la forma d'onda né la traccia MIDI perché quelle sono presenti in un'altra schermata che però ha delle mandate, quindi dei collegamenti ad ogni canale mixer che abbiamo qui. Nei canali mixer è possibile inserire i plugin che abbiamo visto prima. Quindi avremo un plugin per il riverbero, un plugin per il compressore e uno per l'equalizzatore. Tutti questi canali, che cosa posso farci? Se io esporto la traccia così com'è, quindi se io considero la traccia così com'è, considero il mixdown. Se invece voglio trattare su gruppi di canali mixer oppure su tutti, dovrò fare degli accorpamenti.
Quindi posso scegliere di mandare questi canali mixer in un altro canale mixer per essere filtrati con gli altri plugin, oppure di mandarli tutti in quel canale che viene detto master, e quindi nel canale l'equivalente della nostra traccia singola su cui della nostra traccia singola mixdown di BandLab, su cui poi andremo ad aggiungere infine i nostri plugin. Quindi nel momento in cui faccio mastering vado ad agire sulla traccia master, quindi ho già fatto il mixing, ho già trattato singolarmente tutte le tracce, vado a trattare adesso l'assieme, quindi vado a migliorare come le tracce suonano assieme, come la traccia, scusate, suona, quindi aumento, non lo so, aggiungo dei parametri spaziali, eccito di più alcune frequenze e ne attenuo delle altre, scelgo spazialmente dove distribuire certe frequenze, dove distribuirne altre, e molto altro. La cosa di base che si fa col mastering è anche semplicemente portare la traccia ad un volume paragonabile a quello delle altre tracce che trovate in giro. Cioè, spesso e volentieri, anche se sentite musica in generale, anche su Spotify, ci sono delle canzoni che sono più forti di altre, proprio come volume. Lì è tutto colpa o merito del mastering. Cioè io alla fine tento di portare tutto a quel livello che è lo 0 dB, che dovrebbe essere il livello massimo a cui si esportano le tracce, perché di più è distorsione. Esatto. Infatti solitamente vengono, a seconda del genere che vogliamo, in cui vogliamo operare noi, andiamo a sceglierci delle tracce di riferimento di autori che vogliamo simulare o imitare, e andiamo a riproporre più o meno gli stessi livelli audio, la stessa resa audio che c'è in queste tracce. Ok, passiamo adesso al formato audio. Una volta che abbiamo fatto il nostro mix, abbiamo fatto il nostro mastering, siamo pronti per esportare il nostro audio. Non andrò molto nel dettaglio in questa classificazione, che è puramente indicativa, ci sono molti altri formati audio, ma è importante capire qual è la differenza tra lossless e lossy. Ad esempio, nei formati WAVE e AIFF non abbiamo nessun tipo di perdita, perché non abbiamo nemmeno compressione. Compressione cosa significa? Significa che io vado a rinunciare ad alcuni dati per... convertire alcuni dati, interpretarli in modo diverso per diminuire la dimensione complessiva del mio audio. Quindi, ad esempio, i formati non compressi peseranno molto di più in memoria, quindi occuperanno molto più spazio in memoria di tutti gli altri non compressi. Cioè, scusate, di tutti gli altri compressi. Possiamo avere due tipi di compressione, poi. Possiamo avere la compressione lossless, che c'è nei file FLAC e WMA, dove la dimensione complessiva del file audio è minore, del WAVE o dell'AIFF di partenza, ma non abbiamo perdita di dati. Cosa che invece accade nei file lossy, quindi nell'MP3 e negli OGG. Nonostante questi due file finali siano più agevole gestione, perché più leggeri, sono anche quelli un pochino più problematici, perché lì la compressione è lossy, quindi c'è perdita di informazione e la qualità dell'audio complessiva diminuisce. Che altro aggiungere? Potrei aggiungere che il vostro file audio, oltre alle informazioni sull'audio stesso che voi avete trattato fino a questo punto, può contenere anche dei metadati che, ad esempio, identificano l'autore. Quindi all'interno di un file WAVE, per esempio, potete specificare che voi siete l'autore di questo brano, ma anche all'interno degli altri file. BandLab ci permette di esportare file unicamente in questi formati. Quindi abbiamo
tre formati per gli MP3 e tre formati per i file WAV. A seconda dell'utilizzo che volete farne, potete scegliere una di queste categorie. Se volete un ascolto di qualità il più alta possibile, vi suggerisco un WAV o WAV HD. Questo chiaramente comporterà anche un'occupazione di spazio in memoria maggiore, perché abbiamo più informazioni nella vostra traccia audio. Bene, ci stiamo avvicinando finalmente alla termine di questo incontro. In questi tre incontri abbiamo visto che cos'è il campionamento, come registrare suoni a casa con il nostro portatile, il nostro computer o il nostro cellulare. Abbiamo avuto una panoramica anche piuttosto ampia, magari non eccessivamente precisa, ma sicuramente ampia, di BandLab. Abbiamo visto quali sono i parametri del suono, ci siamo concentrati un pochettino di più sulle percussioni perché sono le più fruibili tra i vari strumenti che abbiamo a casa. Abbiamo visto come modificare le tracce audio registrate, abbiamo parlato di MIDI, abbiamo visto come trattare il MIDI su BandLab e anche come interpretarlo con strumenti virtuali. Abbiamo visto la catena di plugin e abbiamo parlato, anche se non nel dettaglio, del formato dei file audio e dell'esportazione dell'audio da BandLab. Se ci sono delle domande, questo è un momento buono per farne. Rimaniamo comunque a disposizione sul gruppo WhatsApp e dovrebbe essere tutto. Quindi se non ci sono domande, vi ringraziamo per l'attenzione. E Lore, io avrei una domanda, però non so se... Allora, se io, come dicevate prima, faccio l'equalizzazione e voglio eliminare un rumore di fondo oppure un armonico dello strumento che sento, ma io non so la frequenza, come faccio, cioè non posso, devo proprio conoscerla. Come faccio a conoscere la frequenza? Questa cosa è resa molto più semplice se il tuo equalizzatore è un equalizzatore grafico, quindi se nel tuo equalizzatore è presente anche un analizzatore di spettro integrato. Questa cosa non è presente in BandLab, che io sappia, almeno degli equalizzatori che ho visto non c'è nessuno che lo fa. Quindi se tu riesci a capire in qualche modo un trick che si usa ogni tanto, però anche lì non so se si può in BandLab, perché ci vorrebbe un equalizzatore che ti permette di spostare le frequenze come vuoi, non di sceglierne semplicemente una. Esatto, di solito si prende una frequenza, la si alza con una Q molto alta per arrivare al picco e la si fa scorrere. Quando senti risuonare, vuol dire che hai trovato una delle frequenze degli armonici. Ho capito. Solo che appunto anche quella cosa lì BandLab probabilmente non permette di farlo. E probabilmente abbiamo dei feeder solo verticali. Il programma che permette di farlo probabilmente ha già anche l'analizzatore di spettro, quindi... Ah, ok. Nel senso che lì poi si vede bene, perché vedi proprio i picchi che scendono man mano delle frequenze. Ho capito, sì. Ok, grazie. Niente. Io avrei una domanda sulla parte relativa ai formati, proprio domanda ignorantissima, sì. Da ignorantissimo. Ho visto che... Sì, forse la diapositiva dopo. Sì. Esatto, io vedo, vabbè, allora, 44, tipo WAV, 44.1 kHz, allora qui intendo, ditemi se dico giusto, che è il range di Hz che... contiene in qualche maniera? No, non è no. Quello. Cosa 16 sarebbe... bit e i kilohertz cosa indicano? Allora, il 44.1 kHz sarebbe la frequenza di campionamento, quindi il numero di campioni che tu hai in un secondo. Quindi sostanzialmente dovresti avere... Mattia è un po' più ferrato di me in questo, dovresti avere il tuo secondo. Sì.
Era quello di cui avevamo parlato nel primo incontro, che aumentando la frequenza di campionamento prendevi più punti all'interno dell'onda sonora e quindi avevi più informazioni per ricostruirla. Questo è il contrario, cioè io sto esportando, cioè il contrario, è come se nel mio DAW, nel mio BandLab o il programma che uso, ho l'audio a disposizione al massimo di quello che ho. Se l'avrò campionato a più di 40, a 96K. Cioè, tutto quello che ho a disposizione. Io nell'esportarlo decido di esportarlo a 44,1 kHz, che vuol dire che i punti per secondo di audio digitale che ho sono 44,1 kHz, proprio relativo al campionamento, ai punti che ho sull'onda che poi mi serviranno per ricostruire l'audio fisico che farò uscire dall'impianto. Un po' difficile, un po' difficile. Se ti ribecchi le slide del primo incontro nella parte sul campionamento è un po' più facile con l'immagine sott'occhio. Ok. Comunque, quella frequenza lì sono proprio i punti sull'onda che tu memorizzi nel file digitale, proprio perché il file digitale non può memorizzare tutta l'onda fisica, ma deve fare un po' un'approssimazione. Di solito si usa 44,1 kHz per tutto, si usa 48 kHz per l'audio video. Semplicemente perché il video richiede un po' più di ciccia, mai di più. Si registra solo a una frequenza più alta a volte, ma perché si presuppone di manipolare l'audio successivamente. Grazie. E invece 16 bit o 24 bit? E questo è sempre relativo a più o meno le avevamo viste insieme le cose, solo che è passato un po' di tempo. Allora è vero, vedi, No, non ho è riguardato la relativo. roba. No, no, Va però bene, è perché allora. poi non avevamo gli strumenti per andare nel dettaglio. È la dinamica di range di. Questo sì, forse è quello più che intendevi prima. Cioè, la dinamica di frequenze che posso avere memorizzata nel mio file. Quello sì dipende dai bit, di Ah, frequenze o ok. di intensità, comunque di informazioni genericamente. Perché più bit vuol dire che posso memorizzare informazioni con una dinamica maggiore, mi perdo, se no mi perdo le cose di mezzo, no? Perché devo approssimare a dei livelli definiti. Ok, adesso mi è chiaro. Grazie. Ok, se non ci sono altre domande. Vi lasceremo queste slide e quindi vi lasciamo qualche contatto. Quindi lascerei un attimo la Sì. parola a Mattia per rimanere in Sì, contatto, allora, insomma. abbiamo finito, ce l'abbiamo fatta. Il gruppo WhatsApp, come diceva Lorenzo prima, rimarrà attivo, quindi se poi con calma farete cose e vorrete chiederci, noi saremo sempre lì. Anche perché contiamo di usarlo magari anche per cose successive, proprio perché questo primo workshop, questo primo corso voleva essere un po' un test. Sia per Nova che per noi. Abbiamo provato a mettere insieme un po' di cose generali senza scendere troppo nello specifico di tanto, ma sicuramente, anzi, a maggior ragione, visto che non sappiamo bene fino a quando si protrarrà questa situazione, per cui i luoghi relativi alla formazione culturale in genere ancora non si sa bene quando saranno accessibili di nuovo, quindi mi sa che per ancora un po' saremo costretti a fare queste cose da distanza di sicurezza, però sicuramente abbiamo in programma di fare altri corsi, altri workshop, altre cose, sempre più che altro dal punto di vista tecnico dell'aspetto musicale, ma anche gestionale. Adesso non ho ancora niente di definitivo da darvi, ma probabilmente metteremo in campo dei corsi più sul processo di distribuzione della musica, di pubblicazione, di comunicazione, di rapporti anche con i vari enti che si occupano di musica, perché anche solo per sbrigare le pratiche si ha, e secondo me ci vuole una laurea dedicata. E sicuramente qualcosa faremo, quindi sempre tramite il gruppo WhatsApp vi terremo aggiornati. E poi appena potremo rivederci dal vivo, sicuramente vi inviteremo lì in caserma, anche solo a dare un'occhiata allo spazio, magari a fare un'appendice di questo workshop, vedendoci, non so, li vedremo in base al tempo che passerà.
E niente, quindi con questo vi saluterei. Qua avete sulla slide avevate i contatti, quindi... Scusate, no, tanto... Tanto poi ve le lasciamo. Esatto, ve le lasciamo. Avete i contatti, scriveteci senza ritegno. Siamo qua apposta per rispondervi. E niente, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile.